proposito delle scelte politiche sui migranti, ieri insomma, si è registrata una linea di demarcazione molto forte tra lei e il sindaco di Roma. Sì, le posizioni sono differenti. Grillo ritiene che il problema principale oggi a Roma sia avere un povero che chiede l'elemosina. Io credo che non è questa l'emergenza delle grandi città. L'emergenza delle città è quelle che sono state lasciate senza soldi, dove non si hanno le risorse a sufficienza per mettere in sicurezza le città, per garantire servizi eccellenti. E poi mi è sembrata anche un po' un'operazione un po' politica dopo evidentemente il risultato elettorale. Ma a me fa piacere che Napoli registri un punto di riferimento sui temi della solidarietà, della giustizia sociale, dell'accoglienza. Che Napoli sia un modello a noi fa molto piacere. Forse un po' alla volta sta venendo fuori anche la vera anima di alcuni movimenti politici. Mi sembra che c'è una virata su posizioni di destra evidenti, le sintonie con la Lega, con noi per Salvini, le sintonie sulle politiche della migrazione, dei Rom, insomma. Per il resto i sindaci devono collaborare tra di loro e mi auguro che ogni sindaco, compreso la sindaca di Roma, non ho dubbio che ciò accadrà, faccia la sua parte. Non mi sembra che a Roma ci sia un'emergenza migranti. Roma è una città, quanti abitanti fa? 3 milioni? Complessivamente ruotano tante persone, la città di Papa Francesco che mi pare, insomma, più volte esorti gli uomini a ricordarci che i ponti di solidarietà sono il miglior antidoto al terrorismo, che siamo tutti abitanti dello stesso mondo. Mi pare che Roma abbia una presenza di 3-4 mila migranti, quindi non credo che ci sia un'emergenza a Roma. Forse in questo periodo hanno avuto altri problemi, non quello dei poveri, ma però quello anche dei rifiuti. Anche la sindaca di Lampedusa, che è l'isola che per eccellenza, insomma, la porta sul Mediterraneo, sembrerebbe che anche lei abbia cambiato un po' atteggiamento rispetto al tema dell'accoglienza. Ma non lo so, ognuno valuti per sé, poi sai, quando ci sono le elezioni amministrative, ognuno dà delle letture, è stata sconfitta, non sappiamo i motivi, io posso sapere Napoli. Roma conosco un po' di più perché ci vado una volta ogni 10 giorni, quindi vedo che i problemi mi sembrano altri rispetto a quelli che oggi qualcuno le ha posti come emergenza cittadina. Lampedusa, io personalmente da cittadino italiano ho sempre apprezzato le politiche di Giusini Nicolini, l'abbiamo sempre sottolineata, la grande umanità, è una donna che insomma si è fatta carico insieme agli abitanti di Lampedusa di una vera e propria emergenza che è diventata non più emergenza ma ordinarietà, lasciati spesso noi tutti e loro per primi da soli dall'Europa. Poi perché uno non viene rieletto sindaco, i motivi possono essere tanti e li sanno solamente le persone che vanno a votare, io non mi permetterei mai di giudicare, così come qualche volta noi ci irritiamo quando qualcuno vuole fare delle analisi politiche su Napoli senza conoscere Napoli. Lampedusa la conosco solo come una bella isola, è un'isola che ha dato una prova di umanità e di civiltà in questi anni notevole, vanno solo ringraziati, al di là delle scelte politiche, delle appartenenze politiche, io non so nemmeno a che schieramento appartengono, se è del PD, non è del PD, è lista civica, centrodestra, grillini, quella sindaca deve avere la solidarietà di tutti i sindaci d'Italia, questa è la mia posizione.